Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio garage. Oggi voglio parlarvi dei morsetti della Lidl. Si tratta dei morsetti ad una mano che servono sia a stringere pezzi fra di loro che ovviamente anche a stringere pezzi sul piano di lavoro, ma non solo, servono in realtà a tantissimi impieghi. Tanti di voi mi hanno contattato, mi hanno chiesto di fare una recensione su questi morsetti vedendoli utilizzare spesso nei miei video. E quindi oggi mi sembra opportuno, visto che a breve usciranno. A proposito, costano una decina di euro la coppia di quelli grandi e sempre una decina di euro, se ricordo bene, la coppia di quelli medi e quelli piccoli assieme. Allora, vi premetto che sono dei morsetti da hobbista, non sono dei morsetti molto robusti, qualcuno purtroppo mi si è rotto, un paio li ho riparati, qualcuno ancora devo intervenire, però devo dire che comunque per l'hobbista possono andare bene. Vediamo sia come sono fatti, che ovviamente è il loro campo di impiego più diffuso, facendo alcuni esempi, quindi cominciamo. Prima di vedere l'impiego di questo tipo di morsetti, parliamo un attimino delle loro caratteristiche. Allora, vediamolo innanzitutto da vicino, vediamo i dettagli, vediamo come sono fatti. Intanto sono di tre misure, quindi piccoli, medi e grandi. Il piccolo ha tutta la struttura più piccola in proporzione ed è di 100 mm di estensione. Il grande ed il medio invece si distinguono solamente per l'estensione massima, infatti hanno le stesse dimensioni per quanto riguarda le ganasce, le leve, eccetera, però il medio ha un'estensione di 150 mm, invece il più grande di 300 mm. La sporgenza delle ganasce per entrambi è di 60 mm e hanno una forza di serraggio di circa 40 kg. Il più piccolo invece ha una sporgenza di 30 mm. Non conosco la forza di serraggio, però comunque è molto limitata. Io lo utilizzo più che altro per incollare qualcosa di piccolo, tenere fermi gli oggetti sul pianetto del trapano a colonna e poco altro. Diciamo che comunque non sono molto sfruttati, ma tornano utili. Allora, come sono fatti? Sono praticamente quasi tutti in plastica, tranne la barra centrale, il meccanismo interno che permette di farlo scorrere e di bloccarlo, ovviamente le viti, poi il resto è tutto in plastica, come la maggior parte dei morsetti. Però questi, essendo economici, hanno una plastica non rinforzata, vuota tra l'altro in molti punti, però funzionano bene, sempre ovviamente a livello hobbistico. Il loro funzionamento, come tutti i morsetti ad una mano, prevede che vengano stretti premendo questa leva, quindi si avvicinano le due ganasce e stringono il pezzo. Per aprirlo basta premere questo tasto e permette lo scorrimento libero in alto ed in basso di tutta la parte principale del morsetto, quindi possiamo regolare la dimensione e appiccimento, dopodiché stringere. Hanno una base d'appoggio di 4 cm di lunghezza per 3 cm di larghezza, con questo rivestimento che si può rimuovere, si inserisce e si rimuove così a scorrimento, ed è in plastica dura. Solitamente nei morsetti di qualità superiore questo rivestimento è in una gomma dura, quindi comunque non segna il pezzo. In questo caso, avendo queste zigrinature, a volte succede che su materiali morbidi rimanga questo segno. Qualcuno, purtroppo, essendo economico, è un pochettino più difettoso, infatti capita che tenendolo in questo modo si richiuda. Ad esempio questo di qua, purtroppo, è un esemplare difettoso. Questo ed un altro che ho, e purtroppo si richiudono anche se non premo il tastino, quindi è da rivedere, possibilmente proverò a smontarlo e ripararlo. Questo è un piccolo difetto che ovviamente durante l'utilizzo, se dobbiamo stringere una tavola messa orizzontale, quando ci avviciniamo, prima di arrivare alla tavola il morsetto si chiude e questo ci infastidisce, quindi io nel mio caso specifico lo tengo con il dito in questo modo, quando mi avvicino lascio che si chiuda. Purtroppo, ripeto, anche questo è un compromesso. Consideriamo che 4 morsetti, tra cui due medi e due piccoli, costano 9,99 euro, quindi non possiamo pretendere che abbiano prestazioni da morsetti professionali. Purtroppo, pagando poco, dobbiamo scendere a compromessi e questo è uno dei difetti. Poi purtroppo capita anche che, dato che sono in plastica, non sono in plastica piena, qualcuno si sia spezzato. Questo perché, dato che hanno una forza di serraggio limitata a 40 kg, se noi riteniamo che non sia sufficiente quanto stringiamo, soprattutto se per esempio utilizziamo i guanti e abbiamo meno sensibilità, capita di stringere un pochettino di più e quindi di spezzarlo, come in questo caso, e ritrovarci con una parte della leva purtroppo fra le mani. Infatti questo l'ho riparato con un bullone, ma anche questo piccolo l'ho riparato con una vite. Ho già fatto un video pure mentre lo riparo, anzi vi lascerò una scheda qua sopra e un link in descrizione. Quando noi capiamo che siamo arrivati alla sua massima forza, allora dobbiamo fermarci, altrimenti c'è il rischio che ci si rompa fra le mani. Capita anche con i morsetti che costano un pochettino di più. Tra l'altro, qualcuno, stringendolo parecchio, si è storto, perché nella parte interna c'è un alloggiamento, nella plastica doveva inserirsi questo perno.
E purtroppo si è rovinato premendo troppo e ora mi toccherà forarlo da parte a parte e ripararlo. Ma nonostante questi due si siano danneggiati, questa si è spezzata e questo si è storto, tutti gli altri che ho, e ne ho più di uno, e ne comprerò ancora, comunque si stanno comportando bene, mi permettono di lavorare tranquillamente, tenere fermi i pezzi e non solo. Però ovviamente se dobbiamo tenere per esempio fermi dei pezzi che sono soggetti a sollecitazioni eccessive, con le vibrazioni il morsetto potrebbe cedere. In alcuni video si è visto purtroppo che il morsetto sottoposto a vibrazioni eccessive purtroppo ha perso la presa, ho dovuto intervenire stringendolo di nuovo. Con i morsetti più costosi, di marche blasonate, ovviamente questo non accade, ma nonostante tutto comunque sono dei morsetti che comunque permettono in campo hobbistico di avere pure molta precisione, perché la loro leva scorrendo permette dei movimenti anche minimi, quindi possiamo decidere sia il serraggio che dobbiamo dare, quindi quanto dobbiamo premere, che la dimensione esatta. Poi sono rapidi perché possiamo aprirli pure molto rapidamente, diversamente da altri morsetti che hanno dei sistemi a leva magari scomodi da raggiungere. Ci permettono di utilizzare una sola mano per aprirlo in questo modo e per stringere in questo modo. Per sbloccare il morsetto quando è tutto chiuso, basta premere questo tasto sulla parte superiore in questo modo. Quindi si disattiva il sistema all'interno che tiene strette le due ganasce, ci permette di aprirlo. Come abbiamo detto all'inizio, questo morsetto è possibile smontarlo, quindi trasformarlo in un morsetto che anziché stringere allarga. Basta semplicemente rimuovere la parte superiore, montarlo dalla parte apposta e poi riavvitare questa vite da questa parte. In questo modo, come vedete, è perfettamente trasformato in un morsetto che anziché stringere allarga, ci permette di utilizzarlo in diverse applicazioni. Adesso vi farò vedere due esempi, sia sul piano di lavoro che in questa drill station alla mia spalle, come poterlo utilizzare. Sono solo due esempi, però rendono chiara l'idea della sua applicazione montato in questo modo, quindi invertendo la parte superiore e mettendola nella parte inferiore. Per esempio, se io volessi stringere questo pezzo qua, perché devo incollarlo, sto creando una situazione un po' assurda. In questo modo non riuscirei assolutamente a bloccarlo perché ho questa parte a 45 gradi, quindi non mi permette di lavorare e stringerlo. E allora verrebbe il mio soccorso questo morsetto ribaltato in questo modo, perché posso tranquillamente utilizzare la parte alta del mio piano di lavoro e in questo modo, stringendo così, avrei la pressione corretta sul pezzo, quindi potrei incollarlo, potrei avvitarlo, eccetera. Ci sono anche delle situazioni particolari, come una struttura tipo questa, che se avesse l'anta da questa parte che chiude il tutto, per poter incollare qualcosa qua non potrei utilizzare il morsetto che stringe. Quindi l'unico modo che avrei, ipotizzando sempre di avere questa parte chiusa, sarebbe quella di utilizzare il morsetto ad estensione. In questo modo, quindi il morsetto ad estensione si utilizza sia per questi scopi che nel caso in cui, per esempio, ci siano dei pezzi collegati fra di loro con degli incastri o con delle spine, allora si inserisce, si allarga, il pezzo viene spinto, quindi allontana i pezzi fra di loro. Ma vediamo quali sono gli impieghi più diffusi per questo tipo di morsetto, sia di questa marca ovviamente che di tutte le marche. Allora, spesso vengono utilizzati sia per tenere fermo il pezzo sul piano di lavoro mentre ci stiamo lavorando, sia con utensili manuali che con utensili elettrici, quindi segacci, seghe circolari, eccetera, perché ci permette di avere la stabilità del pezzo fermo sul piano di lavoro e possiamo lavorare tranquillamente utilizzando tutte e due le mani per tenere fermo il pezzo che stiamo tagliando, quindi quello che verrà separato, e l'utensile, senza preoccuparci di tenere fermo il pezzo sul piano di lavoro perché fa tutto il morsetto. Un altro utilizzo pure molto diffuso è quello che mi avete visto utilizzare pure più volte, di creare una battuta parallela. Quindi basta tenere ad esempio un pezzo di legno o una barra metallica o qualunque altra superficie che sia dritta, fissa con i morsetti sul piano di lavoro, poggiare l'utensile da taglio sulla stessa battuta che abbiamo appena creato e questo ci permette di eseguire dei tagli dritti. Ma spesso vengono utilizzati, li avete visti utilizzare anche a me, per incollare i pezzi fra di loro, sia dei pezzi accostati, quindi con la colla messa nella costa del pezzo e poi stretti a mo' di strettoio più che di morsetto, oppure stringendoli in questo modo, due pezzi fra di loro con la colla in mezzo, e questo ci permette di incollarli e mantenere i pezzi ben saldi fra di loro finché la colla non asciuga e faccia presa. Oppure, per esempio, ci permettono di tenere fermi gli utensili sul piano di lavoro, come quando ho recensito la molettina a doppio dal banco,
che ho fissato la stessa su una tavola di legno, poi la tavola l'ho bloccata con i morsetti sul piano di lavoro. Lo stesso quando ho recensito la fresatrice da banco, in quel caso ho costruito un telaietto e poi il telaietto l'ho sfruttato con i morsetti per fissare la piano di lavoro. Per non parlare della comodità di poter tenere per esempio un pezzo fermo che altrimenti dovremmo tenere con le mani col rischio di ferirci, e invece con il morsetto possiamo lavorare tenendo le mani a debita distanza. Torna molto comodo pure durante la costruzione di alcuni progetti la possibilità di assemblare temporaneamente con il morsetto i pezzi fra di loro, quindi capire se il pezzo sta avvenendo nel modo corretto, i tagli sono fatti bene, eccetera. Infatti, una volta fatta questa prova, poi basta rimuovere il morsetto e il pezzo è perfettamente smontato, quindi si può eventualmente procedere con il lavoro e non richiede quindi l'utilizzo di chiodini o colla o altri sistemi. Basta stringere, farci l'idea di come sta avvenendo la struttura, dopodiché proseguire. Io per esempio li utilizzo tantissimo questi piccoli per tenere fermi i pezzi quando lavoro sul trapano a colonna in questo modo. Quello grande purtroppo non riesco a utilizzarlo perché comunque va a urtare contro il bancone, e utilizzandolo sottosopra purtroppo avrei d'intralcio la barra. Quindi in questo modo assolutamente quello piccolo si presta perfettamente e dà il serraggio necessario, quanto basta, sul piano di lavoro, perché ha un serraggio limitato ma comunque sufficiente. Un altro campo nel quale il loro impiego risulta quasi essenziale è quello per esempio dell'utilizzo di alcuni jig, per esempio quello per i fuori a tasca. Quando ho realizzato proprio questi fuori a tasca mi avete visto utilizzare questi morsetti che tenevano fermo il jig sul pezzo. Diciamo che senza l'utilizzo dei morsetti alcuni lavori sono praticamente impossibili da eseguire. Questi morsetti possono essere anche uniti fra di loro, quindi con un sistema di giunzione ci permette di ampliare ovviamente l'estensione degli stessi, sia per quelli grandi che per quelli medi. Esistono in commercio alcuni sistemi di giunzione come questo della Wolfcraft per esempio, che ci permettono di in questo modo avere la possibilità di unire i due morsetti fra di loro, uno da questa parte e uno dall'altra, e quindi estenderlo. Io nel mio caso mi sono costruito una sorta di jig che prevede, con uno scatolato semplicemente forato, di utilizzare gli stessi pomelli che ci sono in dotazione oppure utilizzare altre due viti in questo modo, e quindi unirli e avere su per giù lo stesso risultato. L'unica differenza sostanziale è che questo tipo di giunzione permette di tenere la barra ferma, quindi non ha giochi, invece in questo modo purtroppo si muove, quindi questa è diciamo una soluzione sbrigativa, però si può trovare o uno scatolato della dimensione esatta che permetta di non avere questo movimento, io al momento non ce l'ho quindi mi sto adattando in questo modo, oppure appunto di acquistare un sistema di giunzione già pronto. Però in questo modo comunque in caso di emergenza torna utile, può aiutarci tantissimo. Questo tipo di estensione senza un sistema di giunzione in realtà sarebbe praticamente impossibile da ottenere. Ne avevo costruito in realtà anche uno in legno con delle viti passanti in questo modo, e quindi riesco a ottenere lo stesso risultato anche se ovviamente si tratta di legno, è più tenero, quindi non posso pretendere di avere la stessa forza che ha il metallo, però comunque finora quando mi è capitato di dover utilizzare questo tipo di giunzione anche in questo modo ho ottenuto il risultato che volevo ottenere, perché comunque i pezzi sono tenuti fra di loro e mi permette di serrare i pezzi, quindi incollarli eccetera, sempre comunque tenendo conto del fatto che questo si muove, quindi c'è questo snodo che non ci permette di avere molta stabilità, semplicemente di stringere. Ma con un po' di fantasia ragazzi questi morsetti tornano davvero utilissimi. Per esempio quando ho costruito il carrellino porta saldatrice, avete visto utilizzare i morsetti per tenere fermo questo jig che permette di tenere squadro i pezzi fra di loro. Sono davvero infinite le volte in cui ci capita di avere necessità di una terza mano che non abbiamo e il morsetto ci aiuta, veramente ci salva, perché altrimenti non avremmo come fare. Diciamo che obiettivamente i morsetti sono come avere altre mani all'interno del laboratorio che ci permettono di lavorare con serenità, tenere i pezzi fermi, incollarli fra di loro, creare delle strutture e poterle mantenere ferme, mantenere fermi gli utensili, insomma tutto ciò che abbiamo visto in questa recensione, questo video durante il quale vi ho parlato appunto dell'utilizzo più diffuso di questi morsetti, ma in realtà gli utilizzi sono davvero infiniti. Anzi, fatemi sapere nei commenti come li utilizzate voi, qual è secondo voi l'impiego nel quale questo morsetto torna davvero indispensabile e soprattutto il più originale, come nel mio caso per esempio tenere ferma una
una struttura grazie a questo jig o qualcosa del genere. Scrivetemelo nei commenti, può diventare utile, anzi è un ottimo spunto per poter scoprire le varie applicazioni non standard di questi morsetti. Allora ragazzi, siamo giunti alla fine di questo video. Come abbiamo visto, questi morsetti ci permettono degli utilizzi veramente infiniti, svariati su molte applicazioni. Si prestano davvero a tanti lavori all'interno del nostro laboratorio, quindi io direi che effettivamente dei morsetti all'interno di un laboratorio, di un hobbista evoluto ma anche di un semplice appassionato, non dovrebbero mai mancare. Sono, come abbiamo visto, ribaltabili, quindi permettono di fare tantissime cose. Ovviamente vi lascerò anche dei link giù nella descrizione del video, quindi sotto al titolo ci sarà la descrizione, nella quale troverete dei link a dei morsetti di qualità superiore che ci permettono di avere più un serraggio maggiore e una qualità costruttiva migliore. Ma questi, come vi ho dimostrato, nonostante alcuni piccoli difetti, obiettivamente funzionano bene. Io ne ho tanti, ora che usciranno sicuramente ne prenderò almeno un altro paio, perché, ripeto, tornano utili essendo un'ulteriore mano all'interno del laboratorio. Più ne abbiamo, meglio è. Detto questo, non mi resta quindi che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo. Spero di esservi stato utile, avervi fatto conoscere effettivamente come sono questi morsetti della Powerfix che troverete in vendita alla Lidl. Non mi resta che salutarvi e ci vediamo nei miei prossimi video. Però ricordatevi di iscrivervi al canale e cliccare anche sulla campanella qua giù, in modo che attivate anche le notifiche e riceverete un'email ogni volta che caricherò un video. Detto questo, ciao e a presto.